Quando mi trovo a lavorare sul progetto di un'idea davvero innovativa, una delle tematiche che sollevo sin da subito è il pericolo delle copie. E lì spesso iniziano le paranoie. C'è chi addirittura si spaventa e inizia a ripensarci, un po' come a dire: oddio, non lo faccio, almeno non mi copiano. Follia a parte, le copie fanno parte del mondo del franchising. E non serve essere un brand super innovativo per essere vittima dei copiatori seriali. È quasi fisiologico, il mercato è pieno di quei furbetti che vedono la tua idea, ti chiedono l'info del caso per prendere spunto e poi che ci vorrà mai? Se l'ha fatto lui, io lo faccio anche meglio. E così il mercato piano piano si riempie di piccoli cloni di second'ordine, la cui funzione alla fine è solo quella di evidenziare quanto il tuo lavoro sia stato fatto con cura. Quello che cerco di spiegare infatti ai franchisor che segue è che le copie non sono necessariamente un male e che c'è una bella differenza tra uno studio dei competitor o delle aziende che potrebbero diventarlo e le copie più banali. Per creare un format, farlo diventare un brand e da lì strutturare una rete ce ne vuole. Servono esperienza, conoscenza, pazienza, impegno e risorse. Solo chi non ha mai sbattuto il muso nell'avviamento di un'impresa può essere così ingenuo da cadere nella trappola del che ci vuole e pensare magari di poterlo fare meglio con meno. Viene da sé che un profilo simile non può certo essere un pericolo per nessun'altra azienda. E anzi, come dicevo prima, aiuta solo a risaltare le qualità dei format più strutturati. Questo di contro non vuol dire che una buona e sana analisi di benchmark non sia sempre e comunque necessaria. In un mondo in cui tutto è stato già inventato, è sempre possibile trovare dei riferimenti, delle aziende di spicco da cui poter imparare o prendere spunto. E allora anche questo vuol dire copiare? No. Un signore di nome Pablo Picasso diceva che i cattivi artisti copiano, i grandi artisti rubano. E nulla di più vero, perché c'è una bella differenza tra copiare e rubare. Rubare in questo senso vuol dire prendere spunto dai successi degli altri, dalla loro esperienza e dai loro punti di forza, rielaborandoli e riadattandoli alle nostre idee, al nostro format, per perfezionarlo e dargli una spinta in più, ed evitare alla fine di fare quegli errori che qualcun altro ha già commesso. È un processo fondamentale nella creazione di ogni nuovo concept, un'analisi seria, concreta e professionale che dovrebbe essere presente in ogni business plan che si rispetti e che serve ad evitare di cadere proprio lì dove qualcun altro è già caduto. Ma questo non è un processo destinato solo a chi è ancora in fase di startup, è un ciclo continuo che non finisce mai ed è una delle attività che non dovremmo mai smettere di fare. Se vi è mai capitato di essere dei capofila nel vostro settore, di non avere nessuno da cui prendere ispirazione, beh, posso dirvi che non è una bella sensazione e che avere comunque dei riferimenti sul mercato ci aiuta ad avere dei punti certi, delimitare il campo da gioco e capire come meglio muoversi. Detto questo, come facciamo a proteggerci noi dalle copie o magari da quei competitor per i quali magari siamo noi ad essere una buona fonte di informazione? Come ci proteggiamo quando siamo noi ad essere derubati? Beh, in primis va detto che se veniamo presi a riferimento vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto e che alla fine qualcuno ci riconosce in un certo senso una posizione dominante all'interno del nostro settore. Bene, quella posizione noi dobbiamo difenderla, mantenendo sempre costante il nostro vantaggio competitivo verso tutte le altre imprese, continuando ad innovare, a crescere e a riconfermarci ogni giorno come uno dei riferimenti di mercato. Se pensate che fare impresa sia semplicemente vendere prodotti e servizi ai clienti, vi sbagliate di grosso. Io posso vendere oro o pannolini. Il mio lavoro sarà comunque quello di creare un'impresa leader, capace di innovare, rubare e reinventare, mantenendosi sempre lì tra i primi della fila. E gli altri, beh, lasciateli copiare.